È tempo di play-out per la Serie D e in campo per cercare di conservare la prestigiosa categoria c'è anche la cilentana Agropoli che non è riuscita ad evitare questa spiacevole coda che presenta tante insidie. Per riuscire ad assicurarsi la partecipazione a questo campionato anche per la prossima stagione, i delfini del presidente Cerruti in 180 minuti devono confrontarsi con i calabresi del Sambiase. Si inizia domani al Dippolito di Lamezia Terme. Dell'Isanti, che appare fiducioso, si trova a dover fare i conti con le possibili assenze di Altobello e Landolfi, anche se spera in un recupero in extremis. Invece non ci sarà il portiere Capozzi, squalificato, al cui posto è pronto Vaccaro. In attacco Mascolo e Ragosta sono favoriti sulla coppia Santaniello-Margiotta. Nei calabresi mancherà l'uomo più rappresentativo, Toni Lio, vecchia conoscenza dei tifosi del Sapri, che è stato squalificato. A dirigere è stato designato Giuseppe Strippoli di Bari. Si inizia alle ore 16. Si gioca il secondo turno dei play-off nella promozione campana. La SD Valdiano, dopo aver superato la Picciola, trova sul suo cammino il San Cipriano Temeraria. Vastola deve rinunciare a Costanzo, che è stato fermato per 3 giornate e per lui stagione chiusa. Per il resto tutti a disposizione. La gara in programma al Vertucci di Teggiano inizia alle ore 16:30.